Deadpool. Io lo compro, ragazzi. Comprate il Battle Pass come me, solo con il codice creatore Fortu, mi raccomando. Fra, che figata! Qua veramente si possono cambiare i personaggi. Cioè, no, raga, bellissima sta cosa. Finalmente un personaggio. Raga, finalmente un personaggio che si può modificare. Vabbè, raga, ok. Sta un bel po' di roba, quindi. Le modalità hanno messo qualcosa di nuovo? No, ci sono quelle classiche. Allora, raga, io direi andiamo in duo, così, Phil, e vediamo un po' di fare la nostra prima partita. Ok, ragazzi, quindi ci sono delle zone che non ho ancora visitato. Non so se le hanno modificate, credo di sì. Vabbè, comunque ho messo, ragazzi, la modalità duo. Ovviamente il mio alleato si è sconnesso, quindi siamo da soli. Credo che questa sarà una cosa molto ridicola, perché non sono più capace di giocare in solo versus duo. Lo sento un po' basso. Oggi niente sfide, oggi, ragazzi, la nostra sfida è divertirci e goderci Fortnite come non ce lo godevamo da un po', cavolo. Non so neanche che armi hanno aggiunto, sinceramente. Non so se li hanno aggiunte, raga, sono proprio... Non ho letto neanche le notepatch. L'avrei dovuto fare, me ne rendo conto, ragazzi. Ma non ho voluto leggere niente proprio. Ok, una a terra. Attenzione, qua per giocare mi sa che dobbiamo stare un attimo attenti. Ok, uno l'ho eliminato, perché evidentemente ci avranno eliminato il compagno. Quindi una situazione un po' particolare, ecco. Allora, là ci sta qualcuno, ragazzi. A posto. Attenzione. Oh, tra l'altro primissime kill nella stagione, parliamone, raga, parliamone. Allora, no, non parliamone, cioè non ci interessa in realtà, però vabbè. Figo. Prime kill nella stagione 2, ok. Attenzione che sta questa musica altissima, cavolo, devo abbassare necessariamente il volume, è troppo alta. Non lo so, sto sotto, ma sotto stanno fightan, cioè sta succedendo qualcosa, io non ho capito. Credo di sì. Ah, a parte che ho rimesso la minigun, infatti, cioè, hanno rimesso la minigun, ok. Ah, ma veramente, che figata. No, ragazzi, questa cosa dei condotti è stupenda. Non scherzate proprio, che figata. No, vabbè. No. È fuggito. Ma non c'è modo di disattivare? Sicuro c'è un modo per disattivarle, perché non posso stare veramente facendo questa cosa a mano. Cioè, è proprio ridicolo. No, dice che... Ah, solo i ghost possono accedere. Ma sei serio? Io ci ho messo pure mezz'ora ad aprirlo. No, raga, aspettate, ma qua sta gente. Sta proprio gente. Man, sta uno con lo scar silenziato, tra l'altro. Che cavolo mi state dicendo, raga? Ma io non sto capendo niente. È il panichello, è proprio il panichello. Guys, Fortu the Gamer. Ok, va bene, va bene. Che Fortu the Gamer, ragazzi. Ah, c'è il suppressed. Vabbè, prendo questo, è più preciso. Lo sappiamo tutti ormai da anni. Quindi, mamma mia. Mamma mia, signori. Ma lo scar silenziato di che rarità è? Ah, no. Ok, se di questa rarità no. Io pensavo fosse meglio delle M4. Mi sa che è la stessa cosa. Va bene, ragazzi, io credo che qui ci dovremo tornare quando potremmo fare tutto quello che è a nostra disposizione. Tipo aprire le porte, cose di questo tipo. Porca miseria. Vado a una pozza grande, ce la facciamo. E poi, ragazzi, ce ne andiamo. Questa zona qui non va bene, specialmente se io sono da solo. Questa tra poco diventerà un casino, perché sta vicino alla safe. Tutta la gente un po' curiosa, credo che ci andrà. Quindi non lo so, voglio andarmene, ragazzi. Non voglio affrontare troppi team da solo. Ricordatevi che il nostro compagno ci ha lasciati. Ah, ora sono un go. Figo. Quindi teoricamente ora potrei tornare dentro. E raga, qualcosa me lo vado a lootare, perché ora sono ghost. Carino. Cavolo, gente. Porca miseria. Raga, però si stanno fightando. Mi conviene intromettermi ora che stanno più team e posso, insomma, fare la mia mossa, ecco. Dopo non credo che mi sarà che mi sarà data la stessa possibilità. Infatti già si stanno fightando.
Ok. Devo fare questa. Ok ragazzi, questa cosa non sta continuando bene. Devo essere... Ma che cavolo mi stai a te? Cavolo. Quei nemici dietro spero, ragazzi, che non prendano la mia zipline o facciano cose di questo tipo, altrimenti poi diventa veramente un casino gestirli. Erano in due, sono riuscito anche un po' a dargli fastidio, ma non eliminarli. Erano bravi. O meglio, uno di loro aveva il rampino, quindi poteva saltarmi addosso mentre sparavo l'altro. Era veramente una brutta situazione. Cavolo. Ok ragazzi, lo stanno andando a rianimare. L'ha rianimato, credo. Mi sa che io me ne vado. Altrimenti io muoio qua. Ok, un altro è Lost in the Storm. No ragazzi, l'altro è il cavolo Lost in the Storm. C'ha lo sparabende. Ragazzi, siamo attenti perché qua non siamo soli, eh. Siamo ancora in 9, siamo tantini. Io fortunatamente vado a giocare in casa all'Esilei. Hanno fatto il reboot. Porca miseria. Uno versus due. Hanno veramente rimesso l'arco. Con 5 proiettili però. L'hanno malamente nerfato. Se mi fossi accorto prima dei proiettili non l'avrei preso. Ragazzi, stanno su una montagna camperati. Là. Mamma mia. Ragazzi, il problema è che sono due e questi sono forti. Dai, dai, dai. Ragazzi, l'ho persa. Io ve lo dico. Ci proverò fino alla fine, ma l'ho persa. Finendo i materiali, raga. Vabbè. Si è suicidato, l'ha fatto apposta. Vabbè ragazzi, per me questa è vinta, non mi interessa.
hanno giocato come dei deficienti e questo si è messo a fare lo stupido. Comunque va bene così, ragazzi. GG, mamma mia, che partitona. Vabbè ragazzi, comunque ripeto, per me è vinta perché quel tipo l'ha fatta apposta a fare quella cosa. Perché se fossimo stati uno contro uno avrei vinto io. Quindi scialla. Vabbè ragazzi, quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un like, commentate qua sotto cosa ne pensate di questa nuova season. E noi ci becchiamo alla prossima. Ciao!